Ma minchia, dice, mi stanno pigliando un po' il culo. E mi sembra preso per il culo. Ma che io mi sto notando a passare la mia, perché non bisogno della sorte se non la do foto. Ma che cosa, Ale? Dicaci. Tu che Gianello e te ne dovresti andare. Lo sai che se ti trovi qualcun altro, non hai la caparra ritornata, perché siccome tu la caparra non la stai dando a lui, lui non te la ritorna. Devi trovare qualcun altro che prenda il tuo posto e che ti dà 2 mesi di caparra. Sam, ma non in questo modo. E io non lo c'è. È un modo più semplice, ma... Del tipo? Trovo un altro e mi dà la caparra. Con mia gioia poi la pigliamo, visto che è un modo più semplice. Giocavamo un terzo e facevamo tutte cose. E però io avevo già il terzo maggio, un terzo. Dai Ale, però c'è il giro operativo, dalla casa. Se non c'è la casa, viene il dettino a vedere se c'è qualche annuncio. Cazzo, mi sono appena svegliato, sono distrutto. Vado da sola, Ale. Io appena mi sono svegliato, ma... A che ora ti sei svegliato? Mezz'ora. A mettere guardare in mezz'ora magari me tipo parli pomigliato. È passato mezz'ora. È passato molto 5 minuti sul mio tetto. Secondo te il mio stato organico... Sì. Il mio organismo non lo sente. Ma va, è anormale, no? Ma io sto andando. Che sono nell'esercito e non sono nessuno, però nell'esercito ti danno già il posto, ti danno quella specie di stelletta o cosa nel portafoglio. E allora ormai fanno tipo durante il giorno le corse, mi fanno mettere i bumi, mi fanno sparare, tipo sono nell'esercito in addestramento. Però loro non sono, non appartengono alle forze dell'ordine. Perché non hanno l'autorizzazione di agire. Però io ce l'ho avuto un amico così. Hanno delle persone che fumano, su senza soldi, senza soldi no. E se vogliono fare il flash in mare, sono senza fumo, voglio fumare. Hanno delle persone, polizia, dopo, chi hai, dobbiamo fumare, perché se non capa. Speriamo che non sono quelli che mi scassano la minchia. Sì, sono quelli che mi scassano la minchia. Praticamente ieri mi è successo un casino, te lo dico subito, direttamente. Niente, sono uscita dalla via plebiscito e mi hanno fatto un fermo praticamente. Ero con un mio amico, un tipo con il coltello ha voluto la mia borsa. Ci sei? E in questa borsa c'erano metà dei soldi che vi avrei dovuto dare. Comunque sì, nonostante tutto questo casino, veramente. Quindi non so se risolviamo questa storia del tipo dell'inginda, non inginda, o se aspetti per i soldi, non te lo so dire. Però io in questo momento...
Ho capito. Guarda, se io riesco a risolvere questa cosa, perché già mia mamma me l'ha data abbastanza soldi, capito? Non glieli posso neanche chiedere, non sono neanche al paese, ci sei? Se io riesco a risolvere questa cosa in qualche modo, che me li può prestare qualcuno, ti chiamo, va bene? Vediamo come risolverla, ok? Oh, ciao, ciao. Oh, caca. Sono questi due militari con un carabiniere, il carabiniere mi fa, spostati. Porco Dio, un bello, anche più piccolo di me, una faccia di cazzo mi alzo, sposti da me e comparisci. Per favore, signore, si può spostare? Sì, io sono pubblico ufficiale, di chi sono si spiega, ci posso. Mi sbaglia la parola perché la prossima volta andare calo direttamente, dico, tu non lo sai che sono le persone. Questa situazione è migliore per il piano, come un cuore che passa sopra la testa quando sento tutta la musica. Show your age to watch until the beauty fades.